Buonasera a tutti, io resto a casa e oggi facciamo una lezione di Pilates. Come piccoli attrezzi io ho pensato al circle, se non avete il circle va bene anche un pallone e se non avete il pallone va bene anche fare gli esercizi a corpo libero. Iniziamo con la respirazione, in si inspira dal naso, si mantiene sempre l'addome contratto attivo. Si stringono bene i glutei e si attiva bene l'allungamento. Si mantiene la postura e inizio con le braccia in avanti. In, prendo l'aria dal naso, giù le spalle. Schiaccio il solco, l'ombelico esce dalla testa. In, stabilizzo la colonna, è allineata. E nell'es, espiro dalla bocca, risucchiando l'ombelico. In, mento punta verso lo sterno. Il terzo occhio, il pomo di Adamo, guarda in avanti. In, risucchio l'ombelico, stringo bene il glute, giù le spalle, ancora uno. In, le clavicole sorridono. Sotto sul petto, o palla sul petto, gomiti in fuori. In, giù le spalle, schiaccio il soffio, espirando, ho la palla. In, lentamente distendo le braccia. In, risucchio l'ombelico, stringo il glute e cresco. In, l'ombelico esce dalla testa, il mento punta verso lo sterno. In, ancora uno. Appoggio il soffio. Stendi balance. Guardo in avanti, porto dietro la gamba destra, mantengo l'allineamento, malleolo, anca, spalla, spalle, braccia. Mantengo l'allineamento e il movimento punta verso lo sterno. In, addome in dentro, nell'est, stacco la gamba destra, mantengo l'allineamento immaginando due tazzine di caffè sulla zona lombare. Intorno, intorno, in ancora uno, l'ombelico esce dalla testa, addome in dentro, anche allineate. Cambio, in, addome in dentro, braccia in alto, le orecchie in linea con le braccia. Busto allineato, in, non vado in torsione col bacino, in, spingo le braccia in avanti, in, spingo la gamba indietro, in, addome dentro, ancora uno, in. L'ombelico esce dal piede e dalle braccia. In e nell'asse torno. Bene, vado giù. Andiamo in un roll down. Braccia in avanti, srotolate la colonna. In, srotolate il tratto sacrale, lombare, dorsale. Cervicale, giù le spalle, in, espiro bene dalla bocca srotolando il tratto cervicale, dorsale lombare, sacrale crescente, mento punta verso lo sterno, in, nell'eschiaccio il circolo, risucchio bene l'ombelico, spingendolo verso la colonna, addome in dentro, scapole verso i glutei, in, espirate bene dalla bocca, srotolando una vertebra dopo l'altra fino al tratto sacrale, giù le spalle, in, mobilizziamo bene la colonna, una vertebra dopo l'altra, stringendo bene i glutei, addome contratto, in, espiro bene dalla bocca, srotolando una vertebra dopo l'altra, in ultimo,
scendo, vado in un angolo, metto il solco vicino alle caviglie, gambe o a 90 gradi o gambe tese. Braccia lungo il busto, lo sguardo è sullo melico, giù le spalle e andiamo in 2, 3, 4, 5, F, 2, 3, 4, 10, in 2, 3, 4, 5, F, 2, 3, 4, 20, in 2, 3, 4, 5, F, 2, 3, 4, 30, addome contratto, giù le spalle, stringete i glutei, il mento punta verso lo sterno, schiacciate il solco, o la palla, 80, in 2, 3, 4, 5, F, 2, 3, 4, 90, 2, 3, 4, 5, F, 2, 3, 4, 100, in, ginocchia al petto. Ancora solco tra le caviglie, gambe a 90 gradi, mani dietro la testa, addomini dentro, gomiti aperti, crunch, stabilizzate le gambe, in e nelle schiacciate la palla al solco, in, mobilizzate fino al tratto scapolare, in, mantenete l'allineamento, in, stringete i glutei, lo sguardo è poi sull'ombelico, in, nelle schiaccio, in, addome sempre in dentro, non vado, in, in lordosi, in, vertebre poi dorsali a terra, in, neutro colonna, e ginocchia al petto. Distendo le gambe, braccia in alto, roll up, addome dentro, giù le spalle, in, espiro bene dalla bocca, srotolando una vertebra dopo l'altra, colonna C, in, srotolate il tratto sacrale, lombare, dorsale e cervicale, il mento punta verso lo sterno, in, espirate bene dalla bocca, srotolando una vertebra dopo l'altra, in, mobilizzate la colonna, snocciolando una vertebra dopo l'altra, fino al tratto cervicale, giù le scapole, in, espirate bene dalla bocca, srotolando il tratto cervicale, dorsale e lombare, in, sulla codina stringete i glutei, l'ombelico esce dai piedi, dalla testa, dalle braccia, giù le spalle, in, scapole verso i glutei, in, srotolate il tratto sacrale, addomini dentro, contratto attivo, giù le spalle ancora uno, in, attivate l'allungamento, colonna C. Variante, appoggiate il piede sul solco o sulla palla, oppure piede a terra. In, addomini dentro, srotolate il tratto sacrale, lombare dorsale e cervicale. In, giù le spalle. Stringete i glutei attivando l'allungamento, colonna C, in, risucchiate l'ombelico, scavate la pancia, giù le spalle, in, spingete bene le braccia e cambio gamba. Addomini dentro, puntate bene, in, risucchiate l'ombelico, srotolate fino al tratto cervicale, stringete i glutei, in, esasperate la respirazione, in, l'ombelico esce dai piedi, dal ginocchio, dalla testa, dalle braccia, in,
Ultimo. E giù. Bene. Appoggio il sorco, ho la palla e vado mani sulle caviglie, lo sguardo è sull'ombelico, giù le spalle, addome dentro, colonna C. In fino al tratto scapolare. Vado dietro, in, avanti, indietro, in, colonna C, giù le spalle, in, sguardo sull'ombelico, ultimo, e giù. Scendo, in un roll down, double straight leg stretch, gomiti aperti, neutro colonna giù le spalle, addome dentro, piedi in estensione, piedi a martello, addome dentro, mento punta verso lo sterno, non andate in lordosi, schiacciate le vertebre dorsali a terra, e mento punta verso lo sterno, ancora uno, ginocchia a petto. Braccia lungo il busto, corpo libero, gambe a 90 gradi, stabilizzate la colonna, nella salite con gli alberi le gambe. Stabilizzate le cosce. Mantenete il neutro colonna. Ancora uno. Mantengo le gambe in alto. Braccia dietro. Giù le spalle in neutro colonna. Adesso vado verso i piedi, scendo, mi stabilizzo sulle scapole, addome dentro e rimango, 2, 1, e ginocchio al petto, ruoto la testa, giù le spalle, cambio, ruoto dall'altra parte. Roll up con assistenza, gambe a 90 gradi, facciamo una variante del criss-cross, gomiti a terra, spingete bene i gomiti, aprite bene le spalle, addomini dentro, gambe a 90 gradi, giù le spalle. E andiamo con le ginocchia alla lettera O. Ruotiamo le ginocchia a destra. E nell'as. Le ginocchia scendono, il busto spinge indietro. Stabilizzate bene il centro. Aprite le spalle. Addome dentro, ancora uno. Ginocchio al petto. Facciamo il sacco tra le caviglie. Braccia lungo il busto. Gambe leggermente in diagonale, mantenete il neutro.
sulle spalle, addome dentro, in, nelle S, su, in, ha, stringete i glutei, in, le clavicole sorridono, in, spingete le scapole a terra, in, ha, lento punta in basso, in, ha, in, neutro colonna anche quando scendete un po' con le gambe, in, ha, ginocchia al petto. Mettiamo il solco tra gli adduttori. Andiamo in un bridge, braccia lungo il busto, giù le spalle. O utilizzate la palla. In. Retroversione. Schiacciate il solco, srotolate lentamente fino al tratto scapolare. In. Nella schiacciate, attivate l'allungamento. L'ombelico esce dalla testa, l'ombelico esce dalle ginocchia. In. Ha. Retroversione, giù le spalle addormentate, crescete. In. Ha. Srotolate il tratto dorsale, continuate a schiacciare il solco, addormentate, lombare sacrale. In. Nella schiacciate il solco, sulla codina in retroversione, addome dentro, stringete i glutei, le clavicole sorridono, crescete. In. Ha. Srotolate il tratto dorsale, lombare, giù le spalle, sacrale ancora uno, in, divaricate, e nella schiacciate, sulla codina schiacciate la fronte. Addome dentro, crescete, in, ha, srotolate il tratto dorsale, lombare e sacrale, ginocchio al petto. Rollato con assistenza, in. Torno sui gomiti, stabilizzatevi bene, addome dentro, subirete con le clavicole, gambe a 90 gradi, in, nell'estra, mobilizzate la gamba destra, in, distendete ed espirate, in, ha, in, se volete appoggiate il piede sinistro a terra, in, o andate in neutro colonna, quindi in questo caso vi dà fastidio la zona lombosacrale o il tratto cervicale, in cambio scendete con la colonna, a quel punto neutro colonna e lavorate solo con gli arti inferiori, in, l'ombelico esce dalla testa, in, dai piedi, in, stringete i glutei addominali dentro, in, le clavicole sorridono e stop, i ginocchi al petto. Di nuovo piede destro sul solco e questa volta la gamba è tesa. Distendo anche la gamba sinistra, scendo alzando la gamba sinistra, addome in dentro. È una variante rollata. In. È un misto tra un roll-up e un teaser. In. Ha. Ispirate bene dalla bocca, srotolando una vertebra dopo l'altra. In. Addomini dentro, giù le spalle. In. In. Espirate bene stringendo i glutei, cambio. Tre con la gamba destra e tre con la gamba sinistra. Giù le spalle, addome in dentro.
stringete i glutei. In. 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 Addomini dentro. In. E colonna C. E giù le spalle. Andiamo in memory. Gambe incrociate. Siamo con mano destra sul solco. La spalla in linea, braccio sinistro a croce, lo sguardo in avanti, addominale. In. Mantenete l'allineamento. In, addomini dentro. Gomito va verso il basso. In. Andiamo in flessione o rilineamento. In. Orecchio, gomito, fianco. In. L'ombelico esce dal braccio, dalla testa. E su. Cambio. Ricordatevi di mantenere le creste schiattiche a terra, di non staccarle. Giù le spalle. In. In. Vado in flessione laterale. In. Mantengo le scapole verso i glutei. Ispirate bene. In. L'ombelico scende dalla testa. Dal braccio. E sto. In. Andiamo con leg to front, le braccia dietro tese, lo sguardo in avanti, addomini dentro, anzi lo sguardo in basso. In, nelle salite con il bacino, giù le spalle, addomini dentro. Distendete la gamba destra, mantenete l'allineamento e rimaniamo in posizione. È una variante, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, super bacino, distendo la gamba sinistra, l'ombelico esce dal piede, dalla testa, dove in dentro, 5, 4, 3, 2, 1, in, super bacino, e la scendete, scendete i polsi, le spalle e le braccia. Quadrupedia. Andiamo a lavorare bene catena cinetica posteriore. Muoviamo bene i paravanti vertebrali, le spalle altezza mani, perpendicolari, il mento punta verso lo sterno, colonna allineata. Stabilizzate bene la colonna, mobilizziamo arti superiori e inferiori. In, addomini dentro, distendete il braccio destro, gamba sinistra, staccate lentamente mantenendo l'allineamento, anche allineate, immaginate due tazzine di caffè, in, nelle scendo col braccio, la gamba, apro il braccio destro a destra, in, e nelle coordino il movimento, in, braccio in avanti dietro la gamba, e nell'est abbasso la gamba, apro il braccio, in, addomini dentro, cambio, in, giù le spalle, in, lentamente, stacco, giù le spalle, in, nell'est apro il braccio, abbasso la gamba, in, stabilizzo la colonna, mobilizzo gli arti. In, addome contratto anche allineato. Ancora uno. In, ultimo. In. E nell'esterno. Sciolgo bene i polsi.
proni, braccia in fuori, mento punta in basso, addome in dentro, l'ombelico verso la colonna, stringete i glutei, fate finta di nuotare, 10, 9, addome sempre contratto, 5, 4, 3, 2, 1, in e relax, glutei sui talloni. Swan dive, sempre posizione prona, andiamo in iperestensione, giù le spalle, addome in dentro, in, nell'S srotolante lentamente, distendete le braccia, giù le spalle, addome in dentro, in, spingete i gomiti verso i glutei, srotolate lentamente, in, l'ombelico esce dalla testa, spingo le mani, srotolo, in, se vi dà fastidio il tratto lombare, fermatevi e andate subito in allungamento, in, respiro bene, giù le spalle, in, stringo le matitine sotto le ascelle, questo era l'ultimo, glutei sui talloni. Vado in decubito laterale, fianco destro, star, e poi vado subito in push up, quindi una sequenza, addome in dentro, attivate l'allungamento, in, nell'S crescete, sguardo in avanti, allineamento, in, crescete, in, ancora uno, e vado in push up, mi giro, appoggio le mani, chi vuole può fare la variante appoggiando le ginocchia mantenendo l'allineamento, in, freddo, in, in, ultimo, in, ginocchia al petto, sciolgo i polsi, cambio, fianco sinistro, inizio con le varianti, addomini dentro, sulle spalle, variante con la gamba piegata per lo star, quindi piegate eventualmente la gamba sinistra, in, in, nell'S salite, in, e nell'S salite, attivando l'allungamento, mi giro, vado in push up, faccio la variante, inizio, in, fletto, mantengo l'allineamento, non vado in lordosi, in, l'ombelico esce dalla testa, in, ginocchio al petto, ho fatto sul fianco destro esercizio completo per gli avanzati, per il corso avanzato, sul fianco sinistro ho fatto le variante per il corso intermedio. Vado di nuovo sul fianco sinistro, appoggio sempre la mano, piego la gamba, in, quindi sempre corso intermedio, e vado in di twist, in, vado in torsione, in, con lo sguardo seguo il movimento, in, ancora uno, in, nell'S giù, sciogliamo i polsi e cambio.
esercizio più avanzato, giù le spalle, addome indentro, andiamo in torsione, di twist, in, ah, mantengo l'allineamento, cresco, in, con lo sguardo seguo il movimento, ah, in, vado in torsione, ah, in, ancora uno, ah, in, e la scendo, e sciolgo. Scendo e vado in un roll down, in, ah, scendiamo e andiamo, facciamo una sequenza, crunch, gomiti aperti, mani dietro la testa, piedi sotto le ginocchia, siamo con le gambe piegate, gambe tese, flesse scusate a 90 gradi e terminiamo con le gambe tese. Giù le spalle, stringete i glutei, in, addome dentro, ah, in, ah, diventa punta verso lo sterno, in, gomiti aperti, ah, mantenete l'allineamento, in, ah, ancora uno, in, ah, giù le spalle, scapole a terra, a 90 gradi, in, ah, in, ah, in, ah, ancora uno, in, ah, gambe tese in alto, in, nella srotolo, stabilizzo le gambe, in, mobilizzo il tratto cervicale fino al tratto scapolare, in, addome in dentro. Ah, ispirate bene, ancora uno, in, movimenti lenti, addome dentro, stringete i glutei e ginocchia aperto, ruotate la testa, cambio, distendete le gambe, ruotate la testa dall'altra parte. Circo, ho il pallone, braccia in alto, addome in dentro, gambe in alto, in, nelle S divaricate, in adduttore, ah, schiacciate il circo, in, ah, addome in dentro, in, torno, nell'est, espiro, in, ah, in, ancora uno, ah, e giù, unisco i piedi, divarico le gambe. Roll-up con assistenza, gambe a 90 gradi, mani sotto le ginocchia, in, ah, ispirate bene, srotolando il tratto cervicale, dorsale lombare, pressione. In, ah, colonna C, quando le mie braccia sono tese, stacco i piedi e continuo a srotolare fino al tratto cervicale. In, ah, ispiro bene dalla bocca, srotolando il tratto cervicale, dorsale lombare, sacrale crescente, sorridete con le clavicole. In, ah, colonna C, mi guardo l'omeri, stacco i piedi, giù le spalle, in, ah, espirate bene risucchiando l'omeri, stringendo i glutei, crescendo, ancora uno, in, ah, srotolate il tratto sacrale, lombare dorsale, cervicale, in, ah, espirate bene, e vado sempre con roll up con assistenza, variante, appoggio il piede destro sulla gamba sinistra, giù le spalle, in,
Ah, espirate bene srotolando fino al tratto cervicale. In. Vi ricordo che non dovete tirare troppo le gambe al petto. In. Assistenza, perché le mani sono sotto le ginocchia, devo assistere in un attimo il movimento, ma non deve andare in opposizione. In. Addomini dentro, giù le spalle ancora uno, in, espiro bene, srotolo e cresco, cambio, in, gamba 90 gradi, in, espiro bene dalla bocca, cresco, in, giù le spalle, addomini dentro, in, neutro, stringete i glutei, colonna C procede, ultimo, in, colonna C, giù le spalle, addomini dentro, in, le clavicole sorridono, espirate srotolando il tratto cervicale, dorsale, lombare, sacrale. Bene, mi rimetto di cubito laterale, fianco destro, metto il circle o la palla, sali kick, up, giù le spalle, addomini dentro, crescente, mantenete l'allineamento, in, nella schiacciata, in, addomini dentro, l'ombelico esce dalla testa, l'ombelico esce dai piedi, in, nelle schiacciate, ancora uno, in, aprite bene le spalle, cambio. Le clavicole sorridono, spalle allineate, orecchie in linea, in, 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 le clavicole sorridono, stringete i glutei, li zucchiate l'ombelico, ancora uno, in, l'ombelico esce dai piedi, dalla testa, e giù, togliete il socco. In piedi, prendete il circle o la palla, portate il circle altezza petto, gomiti in fuori, addomini dentro, in, nella schiacciata il circle o la palla e crescete, in, risucchiate l'ombelico, giù le spalle, stringete i glutei, in, espirate bene dalla bocca, in, 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 ancora uno, e giù, addomini dentro, in, e lascia braccia, in, in, bicipiti, in, ancora uno, e rimango, schiaccio, addomini dentro, giù le spalle, 5, 4, 3, 2, 1, e giù, mi siedo, gambe incrociate, mantenete le creste schiattiche a terra, giù le spalle, addomini dentro, braccia tese, in, e nella schiacciate il socco, crescete verso l'alto, giù le spalle, in, mantenete l'allineamento, in,
L'ombelico esce dalla testa, spingete la colonna in alto. In, ancora uno. Stringete i glutei, crescete. Ok. Porto a destra. Braccio sinistro in alto. Attivo l'allungamento. Spingo il braccio sinistro in alto, verso l'alto. In, nelle schiaccio il solco e rimango. Addome in dentro, giù le spalle, il mento punta verso lo sterno. 3, 2, 1, cambio. Adesso facciamo un po' di esercizi di allungamento. Braccio in alto, giù le spalle, addome in dentro. E vado in e nella, spingo bene verso l'alto il braccio. Schiaccio bene il solco. 3, 2, addome contratto, giù le spalle, stringete i glutei e giù e rilasso. Bene, vado sui gomiti. E vado in cancano. Gambe in alto. Sorridete con le clavicole, questo esercizio è indicato per chi ha fatto il corso avanzato, per chi ha fatto base, sempre colonna completamente a terra. Quindi vado su, con le gambe disegno la lettera U, in, addome indietro, stringete i glutei, in, l'ombelico esce dai piedi della testa, in, e cresco, 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 sorrido con le clavicole, in, disegno la lettera U, in, espiro bene dalla bocca, e ultimo, in, sorrido con le clavicole, non scivolo con i gomiti, e ginocchia al petto. Mi siedo. Spine twist. Lo seguo, oggi faccio una variante col surfboard o con la palla. Immaginate sempre la palla o surfboard davanti al petto. Di twist, crescete. In, e la schiaccio. Vado in torsione, cresco, in, in, e nella schiaccio e vado in torsione, giù le spalle, in, torno, in, prendo l'aria, risucchio l'ombelico, vado in, nelle, torno, giù le spalle, in, nelle schiaccio, ruoto, in, vado in torsione, schiaccio, torno, ancora uno, in, stringete i glutei, risucchiate l'ombelico, in, il terzo occhio guarda in avanti, le clavicole sorrido, e giù, e rilasso le spalle. Bene. Mi metto in posizione prona, vado sui gomiti e vado col plank, le spalle altezza, gomiti, addome contratto, giù le spalle, in, mantengo l'allineamento, attivo l'allungamento, stabilizzo il centro, stringete i glutei, risucchiate l'ombelico, spingete il busto in alto, le gambe in basso. Mantengo la posizione per 10 secondi, 3, 2, 1 e giù. Vado in allungamento. Questa posizione, quadrupedia, e salgo lentamente. In, nell'S distendo le gambe, salgo e vado in un elefante. Mantengo, mi allungo,
Addome in dentro, giù le spalle. E torno. Giù. Mi alzo. E srotolo, addome in dentro. Guardo in avanti. Braccia di varicatte e a croce. Addomini dentro, giù le spalle. Ancora andiamo sull'equilibrio. Portiamo avanti la gamba destra. Mantenete l'allineamento. Stabilizzate il corpo. Crescete. L'ombelico esce dalla testa. L'ombelico esce dalla gamba, dalle braccia. Addome in dentro, stringete i glutei, in, nell'S torno, in, ancora uno, in, cambio, giù le spalle, in, porto avanti la gamba sinistra, mantengo la posizione per 5 secondi, giù le spalle, addome in dentro, stringete i glutei, in, e adesso mobilizzo la gamba, in, crescete, in, stringete i glutei, l'ombelico esce dalla testa, in, e giù, rilassate le spalle, ancora braccia a croce, addomini dentro, porto fuori la gamba destra, in, rimango, stabilizzo per 5 secondi, 5, 4, addome indietro, stringete i glutei, 2, 1, in, scendo e nell'asse, apro, in, ancora uno, in, cambio, in, stabilizzo, crescete, stringete i glutei, addome indietro, 3, 2, 1, in, in, e nell'S up, in, ancora uno, in, e giù, rilassiamo le spalle, e anche oggi abbiamo finito. Buona Pasqua a tutti e io resto a casa insieme a voi. Alla prossima lezione. Ciao, un abbraccio.